Stiamo monitorando la situazione da questa mattina con le forze della protezione civile, è stata attivata la COC, in questo momento sono all'opera i vigili del fuoco, stiamo monitorando tutti i tratti del fiume che rappresentano delle potenziali criticità, in particolare ora siamo qui di fianco a Ponte Nuovo, dove la presenza dei ponteggi costituisce un elemento di forte attenzione. In questo momento la piena sta proseguendo, l'Adige sta continuando a salire e da questa mattina avevamo notizia dell'apertura della galleria del Garda che in realtà ci è stato confermato di recente, è stata aperta solamente alle 17.30, per cui gli effetti arriveranno nel giro di qualche ora sulla nostra città, per cui aspettiamo un po' di vedere gli effetti sui ponteggi che però i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza. Che se i lavori fossero stati fatti in tempo non ci sarebbe stato il problema. È andata bene per due autunni, il terzo no. Infatti l'abbiamo sempre detto, noi passando sotto, pensati quando si alza l'Adige, c'è il rischio. Infatti adesso è qua. Speriamo che non succedano troppi casini, perché poi, come dire, tutto in bilico, cadranno sicuramente ferri da recuperare in fiume, quindi sarà un gran problema anche per noi. Ma ovviamente nessuno si aspettava questa pioggia, però questa situazione che perdura da anni e anni, credo che tutti si chiedano come mai ci si metta così tanto tempo a terminare questa ristrutturazione del ponte, ecco. Dopodiché speriamo che vada tutto bene.